Eccoci qua invece con Coach Vezzosi alla finale del terzo quarto posto, che li ha visti trionfare contro Umbria che ha continuato a lottare fino all'ultimo secondo. Coach, qual è stata la sua impressione della partita? Sì, sicuramente complimenti all'Umbria perché fino alla fine comunque ci ha creduto e ci ha messo molto in difficoltà con il pressing. Infatti noi abbiamo sofferto quando credevamo che nell'ultimo, al fine terzo quarto, insomma, avevamo preso un po' di vantaggio, credevamo comunque, nonostante tutto, l'Umbria non ci ha facesse ad entrare, invece sono stati bravi a crederci fino in fondo, noi un po' troppo superficiali, anche quando abbiamo ruotato con Nicola pensavamo che comunque tutti fossero pronti in quel momento, invece in realtà abbiamo forse peccato di superficialità, però questo ci deve servire in vista delle regioni, perché per questo facciamo questi tornei e serve l'esperienza ragazzi. Noi abbiamo anche alcuni ragazzi che non fanno campionati elite e quindi sono le prime partite che giocano a questi livelli, e quella con Lazio e quella con l'Umbria di oggi sono state dei test molto buoni per noi. Se si può trovare una chiave, qualcosa che avete fatto meglio dell'Umbria, qual è stata? Sfruttare il vantaggio fisico avevamo in attacco, perché comunque in attacco potevamo andare vicino a canestro con diversi giocatori. È logico, in difesa poi soffrivamo magari l'uno contro uno di giocatori più piccoli contro i nostri lunghi, però sicuramente siamo stati bravi a sfruttare questo vantaggio. E trofeo delle regioni oramai alle porte, diretti al trofeo delle regioni o qualche altro impegno prima? Sì, abbiamo un impegno prima con il torneo di Anagni e Mare Nostrum il 29 e 30 marzo, e poi faremo qualche altro amichevole, qualche altro allenamento prima di fare le regioni per arrivare il più pronti possibili a questo incontro, a questo evento. Bene, allora un in grosso in bocca al lupo. Credo.